giusto per farvi vedere quello che si può fare in modo semplicissimo utilizzando i moduli, i webform. Quindi basta introdurre un webform e noi possiamo acquisire le domande d'assenza, possiamo acquisire molte informazioni. Chi mi chiederà come fai con la firma digitale? Io posso dire che nel momento in cui un utente si autentica con nome utente e password su un sito della PA, si è autenticato con delle credenziali che gli abbiamo dato e quindi per noi è lui. Proprio un attimo solo. Ovvio che questo tipo di attività può essere messa in atto esclusivamente se tutti gli utenti della scuola sono utenti registrati, altrimenti non è possibile. Tutti significa dal dirigente al collaboratore scolastico. Su questo non ho avuto problemi, eh. Oramai sono una decina di scuole che vanno della zona, in questa zona, che vanno avanti con tranquillità. L'unica cosa è su cui chi fa il sito deve essere terribile è divisioni tra ciò che tocca e compete alla segreteria e ciò che compete invece ai redattori docenti. Tutto lì, è tutto lì. Poi scrivere i colleghi è una cosa molto veloce. E vi dirò di più, io in molti siti ho fatto in modo che quando l'amministrativo introduce una circolare parte immediatamente avviso a tutti i docenti. Per qualche scuola mi ha detto, guarda che puoi farne a meno, tanto noi ci entriamo tutti i giorni. Va bene? No, sai che io non sono d'accordo. Cioè io non sono d'accordo nel mandare email al personale, perché noi non abbiamo la prova che questa email è arrivata. Sono più del parere di fare questo tipo di interventi. Allora, prima Nadia ha parlato delle circolari, qua sono attive e funzionano, ve le faccio vedere. Allora, le circolari sono di due tipi, una circolare che necessitano della sola firma di presa visione e circolari che invece necessitano di una dichiarazione precisa, scioperi, no? Quindi partecipo, non partecipo, non te lo voglio dire. Questo è l'elenco delle circolari che si presenta a uno dei nostri utenti, ovviamente ognuno vede ciò che non ha ancora firmato. Io adesso ne avevo tolte un paio giusto per farvelo vedere, potrei, non so, per esempio firmarvi questa circolare, convocazione assemblea di istituto, e decidere, no, questa qua è già finito il tempo, Giovanni ha già tolto, no, allora, sì esatto, ho già chiuso, quindi me la sono giocata, questa forse no. No, siccome è scaduto il tempo non si può più mettere la firma, ovviamente. E siccome il dirigente ha fatto una precisa circolare dove dice che è compito di servizio di ognuno controllare le circolari da firmare, è evidente che se uno le firma si assume una precisa e personale responsabilità. Noi non andiamo a controllare chi ha firmato le circolari con firma di presa visione, ma andiamo a controllare quanto è stato dichiarato per quanto riguarda gli scioperi e le assemblee. Firme circolari, presa visione, non ci interessa controllarle, perché se uno non la firma e non fa qualcosa che doveva fare, ovviamente si assume personalmente la responsabilità di non aver controllato gli atti che doveva controllare, di non aver fatto ciò che il dirigente gli aveva detto di dover fare. Quindi io adesso sono davanti a questa circolare, me la leggo e alla fine, mentre mi segno di spunta, posso controllare se sono io, ovviamente sono io, questi dati verranno registrati insieme alla mia dichiarazione. Quindi è evidente che sarò io ad aver firmato questa. Ovviamente torna l'elenco con l'elenco delle circolari e qua risulta adesso che le ho tutte firmate, meno quella che ormai è chiusa e che il dirigente magari mi farà un provvedimento perché non l'ho firmata. E può essere perché era una circolare per scioperi e assemblee, no? Quindi non posso io non firmare una di quel tipo, devo dare possibilità alla scuola di... Allora, per quanto riguarda i controlli sono semplici. Se sono un amministrativo o un fiduciario, facciamo un amministrativo, facciamo prima, voglio andare a controllare le firme di una circolare, vedo chi ha firmato e chi non ha firmato, vediamo l'ultima perché così siamo sicuri che mancano delle firme, vado a vedere tra gli atta tutti quelli che hanno firmato e qua vedo coloro che non hanno ancora firmato, sicuramente c'è qualcuno magari a casa, ecco, per vari motivi, e qua invece vedo coloro che hanno firmato. Okay? Quindi in presa visione del documento. Altre operazioni che io posso fare
registrare progetti del BOF, quindi gli insegnanti inseriscono i progetti direttamente sul sito, non vengono scritti a mano, non vengono trasmessi in nessun altro modo che non sul sito. Una volta terminato l'inserimento dei progetti viene estratto il database dei progetti e quindi da lì poi creati tutti gli atti che è necessario creare, come anche lo stesso incarico per il fondo di istituto, per esempio. Incarico che viene direttamente scaricato dal dipendente senza che io gli abbia, debba trasferirgli o debba comunicarcelo, scarica direttamente dal sito. Vado a vedere, che ne so, il pannello di controllo degli ATA, dove posso controllare tutta l'attività del personale. Un attimo che arriva. Ecco qua. Ecco, questo è un pannello di controllo che mi consente di controllare le assenze, le presenze, quindi le beggiate, gli impegni di servizio, gli incarichi attribuiti e i pagamenti effettuati. Quindi se voglio verificare che il pagamento è stato effettuato, per esempio, a questa assistente amministrativa lo scorso anno, facciamo Giovanna perché è qua così non invado la privacy di nessuno, ok, questo è il decreto con il quale è stata liquidata Giovanna lo scorso anno, e se lo scarica e se lo tiene, non glielo do io. Altre operazioni, quindi non so, prima progetti e commissioni, quindi vado a vedere un progetto, cerco i progetti di presentati quest'anno, questi sono tutti i progetti, ecco, voi vedete qua tanta roba scritta, ma non è la segreteria che lo mette su questa, cioè ogni docente che deve presentare un progetto lo presenta qua su, non è che lo fa trascrivere da qualcuno, cioè ognuno interviene personalmente, sia per esempio con i progetti, quindi posso vedere questo progetto a caso, no? Ci saranno i dati del progetto, chi l'ha presentato, quanto costerà, chi sono, quanto sono, che le classi impegnate e quant'altro. Ecco, metti che ho bisogno di fare un intervento di manutenzione alla scuola, allora io sono un fiduciario che ho visto che c'è un guasto nella mia scuola, faccio una comunicazione direttamente tramite il sito e questa posso anche vedere, diciamo, inserisco una nuova comunicazione, nel momento in cui ho inserito questa nuova richiesta di intervento viene mandata immediatamente un'email all'ufficio protocollo della scuola e immediatamente un'email automatica all'ufficio tecnico del comune che dovrà fare i lavori. Per cui il comune potrà controllare i propri interventi e vedere quelli che sono gli interventi che deve fare. Per esempio se controllo Castelluccio gli interventi che deve ancora eseguire, vedo che ce n'è qualcuno direttamente. Ecco, considerate che questo è molto importante perché lo vedono anche i cittadini. Quindi i cittadini vedono quanto impegno ci mette il comune nel fare le riparazioni necessarie nelle scuole del territorio, diciamo, no? E questo è molto importante anche per la trasparenza, direi. Poi altre possibilità, non so, la domanda d'assenza, sono a casa, sono ammalato, devo fare una domanda d'assenza, quindi vado nel mio pannello di controllo personale, vedo le mie assenze, questo è l'elenco delle mie assenze, quindi ogni dipendente può verificare tutte le sue assenze direttamente dal sito senza dover andare in ufficio a registrarle, a vederle, a chiederle. Ho bisogno di inserire una nuova domanda, la inserisco e qua scelgo la tipologia d'assenza, così via, giorni, dall'ala e quant'altro. Nel momento in cui io trasmetto la mia domanda d'assenza, questa domanda va all'ufficio protocollo della scuola e una copia va all'assistente amministrativo che si occupa delle assenze del personale, se è personale ATA. Ma non solo, ma una terza email va al docente fiduciario di quella scuola per avvisarlo che c'è una persona che sarà assente quel giorno, in modo che il fiduciario che è responsabile di quel settore possa comunque verificare nella sua scuola se ci sono delle situazioni da sistemare. Funzioni strumentali, quindi l'accesso alle funzioni strumentali e le relative relazioni che vengono rese, le relazioni degli esperti, gli esperti che devono comunque rendere la relazione del progetto a cui hanno partecipato direttamente sul sito, altri, non so, i viaggi di istruzione, proposte d'acquisto, insomma un po' tutto, basta che qualcuno abbia un po' di fantasia e un po' di conoscenza di PHP e si può, ma diciamo che si potrebbe anche fare senza conoscere il PHP, l'importante è saper usare la piattaforma che avete scelto, Drupal.